Oh, il latino è una lingua morta, purtroppo. Povero latino. Così sembra, ma in realtà ci sono tantissime parole ed espressioni latine, proverbi, che usiamo nella nostra lingua italiana ogni giorno. L'italiano è pieno di parole latine e nel video di oggi vediamo le più importanti e le più usate. Bentornati a tutti, bentornati a un altro video di italiano con me, Marta, e con Passione Italiana. Prima di vedere le espressioni latine in italiano, non dimenticate di iscrivervi a uno dei nostri corsi di italiano. Trovate il link in descrizione. Passione Italiana offre corsi di italiano di gruppo e anche individuali. Trovate tutte le informazioni, nella descrizione. Mi raccomando, vi aspettiamo. Allora, vediamo alcune espressioni latine, parole latine usate in italiano. E cominciamo con alias. Alias significa altrimenti e si usa per indicare uno pseudonimo, un'altra identità. Per esempio, Louise Veronica Ciccone, alias Madonna. Un'altra è out-out. Si usa per mettere qualcuno di fronte a un'alternativa, per obbligarlo a scegliere. È come dire o questo o quello, scegli, non hai alternativa. Per esempio, i miei genitori mi hanno imposto un out-out. O vado all'università o trovo subito un lavoro. Poi una parola molto carina che usiamo in italiano è idem, che significa la stessa cosa, ugualmente, allo stesso modo. Per esempio, adoro il cioccolato. Idem, che significa anche per me la stessa cosa, anch'io. O ah, sono contenta che finalmente sia arrivata l'estate. Idem, che significa anch'io, la stessa cosa vale per me. E poi abbiamo una delle mie preferite, il lapsus. Il lapsus è un errore dovuto alla distrazione. È un errore involontario, non è dovuto alla mancanza di conoscenza, ma è dovuto alla distrazione. Per esempio, se un mio studente molto molto bravo in italiano un giorno dice ho andato invece di sono andato e non se ne accorge, capisco che è un lapsus, perché questo studente conosce perfettamente le regole dell'italiano e sa che si dice sono andato, ma in questo momento per distrazione o perché pensava a qualcos'altro ha fatto questo errore. Oppure, se ho molta fame, molta molta fame, invece di dire ah, ci sono molte persone in questo porto, posso dire ci sono molte persone in questo pollo, perché la mia testa sta pensando a mangiare e quindi sbaglia a dire la parola. E qui si potrebbe entrare nella discussione sui lapsus freudiani da Freud. Poi abbiamo l'espressione ad hoc, che significa per questo. E si usa per indicare una persona, un oggetto o un mezzo specifico per il compito da svolgere. Per esempio, questa è la soluzione ad hoc per il nostro problema. O ho creato un esercizio ad hoc per il mio studente e le sue necessità. Poi abbiamo ex novo. Ex novo significa di nuovo, nel senso di da capo, dall'inizio. Per esempio, questa presentazione non va bene per niente, devo rifarla ex novo, quindi devo rifarla dall'inizio, da capo, completamente. E poi abbiamo il factotum, che letteralmente significa fai tutto, quindi indica quella persona che si occupa di tutto, di tanti incarichi generici. Per esempio, Giovanni è il factotum di questa compagnia. E poi una parola molto carina, bis, che significa due volte. Si usa molto negli spettacoli, ai concerti, quando si vuole che, quando si richiede un'altra esibizione. Per esempio, io sto guardando un concerto, il concerto è finito e tutte le persone dicono bis, bis, che significa tornate e fate ancora una volta, una canzone o tutto lo spettacolo. Allora,
Prima di vedere espressioni e proverbi latini in italiano, facciamo subito un piccolo tocca a te. Avrete delle frasi da completare con la parola o l'espressione latina corretta tra quelle proposte. Vediamo la prima frase. Purtroppo ho perso il mio progetto e ne ho dovuto creare un altro bis, ex novo o alias. Pensate. E la risposta corretta è ex novo, quindi da capo, dall'inizio, completamente nuovo. E un'altra. Sono stanca di questa situazione e adesso ti metto di fronte a un... Devi prendere una decisione. Out out, lapsus o alias. Pensate. E la risposta è out out. Mettere di fronte a un out-out, a una scelta, o questo, non hai altre alternative. Un'altra frase. I miei amici pensano che io stia sbagliando e i miei genitori. Nessuno mi capisce. Factotum, bis o idem? Qual è la parola corretta? Pensate. E la parola corretta è idem, e idem i miei genitori, cioè ugualmente, allo stesso modo, i miei genitori, come anche i miei genitori, pensano che io stia sbagliando. Un'altra! Il pubblico era così entusiasta dello spettacolo che ha chiesto un bis, un alias o un factotum. Qual è quella corretta? Pensate. Quella corretta è un bis! Il pubblico ha chiesto un bis, ancora un altro! Allora, adesso vediamo qualche proverbio, qualche bella espressione che si usa in italiano. Il primo è lupus in fabula, che letteralmente significa il lupo nel discorso. È una frase che si usa quando la persona di cui si sta parlando improvvisamente arriva. Per esempio, ah, incredibile! Stavamo parlando di Mirko e lui è entrato nel nostro ufficio. Lupus in fabula. Quindi si parla di una persona e questa persona appare, arriva. Un altro proverbio è verba volant scripta manent, che significa le parole volano, gli scritti rimangono. È una frase che sottolinea l'importanza delle cose scritte che rimarranno per sempre come prova, al contrario delle parole che invece volano via e non abbiamo nessuna prova di quello che è stato detto. Per esempio, Silvia continua a negare, ma per fortuna ci sono molte email come prova di quello che ha fatto in ufficio. Verba volant, scripta manent. Naturalmente, come in molti proverbi, spesso non è necessario dirlo completamente, ma basta la prima parte. Quindi, se voi dite solo verba volant, tutti sanno che cosa volete dire. Un altro proverbio è de gustibus non est disputandum, o semplicemente de gustibus, perché tutti capiscono, che significa sui gusti non si può discutere. I gusti sono soggettivi, ognuno ha il diritto di avere le proprie preferenze personali e i propri gusti personali, anche se per altri sono discutibili. Per esempio, ti piace davvero questo vestito? È orribile! In ogni caso, se piace a te, de gustibus. E poi una delle mie preferite, in vino veritas, che significa nel vino è la verità. È un proverbio greco in realtà, che poi è arrivato ed è stato tradotto in latino. Significa ovviamente che quando una persona ha bevuto un po' troppo, un po' di vino, allenta i freni inibitori, si sente più libero e dice più facilmente la verità, che da sobrio probabilmente non confesserebbe. E poi abbiamo un'espressione conosciutissima, famosissima, che è carpe diem. Viene da Orazio, significa cogli il giorno, cogli l'attimo. Quindi significa prendi e goditi le cose belle che hai oggi, perché non abbiamo nessuna certezza del futuro. Dobbiamo vivere il presente in modo gioioso e senza preoccupazioni. Dobbiamo prendere le occasioni che il presente ci dà, perché il futuro è incerto, non si sa.
Allora, queste erano solo alcune delle espressioni, dei proverbi, delle parole latine che usiamo ancora in italiano, perché in realtà ce ne sono tantissime. Spero che il video sia stato utile, non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al nostro canale, condividere il video e partecipare a uno dei nostri corsi. Vi aspettiamo! Grazie mille e alla prossima! Ciao!